Cari amici di Rosso Parma, siamo qui a parlare con Ruggero, un rappresentante degli educatori che è stato presente al convegno che si è tenuto davanti al comune il 23 aprile per parlare degli asili e i tagli che verranno. Avete appena avuto una risposta positiva, una conclusione dal sindaco martedì. Come vi sentite? Ci sentiamo bene, nel senso che questa nostra battaglia che è durata 6 mesi sembra che si sia dimostrata vincente, perché martedì è stata approvata questa mozione che obbliga il comune a fare questo bando di un anno più un anno. Dunque sicuramente una vittoria importante. Sicuramente una vittoria il fatto di come ci siamo arrivati, dell'obiettivo che abbiamo raggiunto, ma per noi è ancora più importante come ci siamo arrivati e il modo con cui ci siamo arrivati a vincere questa battaglia. Avete avuto un percorso, hanno avuto un percorso analogo i genitori degli asili al vostro. Che consiglio vi sentite di dargli per riuscire a avere un riscontro positivo quanto il vostro? Sì, la questione dei servizi educativi in generale, in particolar modo la questione degli asili, è arrivata come una bomba, anche questa leggermente dopo alle nostre vicende, al possibile taglio del servizio di integrazione. E noi abbiamo un consiglio, l'unico consiglio che abbiamo è quello di cercare di lavorare come abbiamo lavorato noi, nella condivisione, nell'apertura generale a tutta la città, e nel cercare di mostrare alla città qual è la vera problematica anche di questo servizio. Noi, per quanto ci riguarda, saremo chiaramente al loro fianco, perché noi non possiamo prescindere da quello che è successo a noi, ma dobbiamo assolutamente vederlo in un'ottica generale di welfare in questa città. Oggi è il 23 aprile e il sindaco ha deciso di istituire la giornata della trasparenza con una conferenza alle 20:30 in comune, nel quale si farà vedere i bilanci. Voi vi sentite di dire che il sindaco è stato trasparente e questa giunta è stata trasparente? Ma per quanto riguarda la nostra vicenda, più che trasparenti sono stati incoerenti, sono stati vacillanti, hanno lanciato delle idee per poi ritornare indietro, per poi rilanciarle, per poi ritornare, e mettendo in crisi noi lavoratori, perché noi con questo lavoro ci viviamo, e soprattutto mettendo in crisi un sacco di famiglie che hanno dei ragazzi disabili e che hanno dei ragazzi che hanno bisogno. Noi non siamo mai stati chiamati come interlocutori, non siamo mai stati chiamati a nessun tavolo. Però anche se non siamo stati chiamati a nessun tavolo, ci hanno sentito e sapevano che c'eravamo, perché noi ci siamo sempre stati, e credo che il risultato sia davanti agli occhi di tutti. Grazie mille, auguro una vittoria anche ai ragazzi degli asili. Grazie a te, caro. Grazie.